Radio Radicale, siamo con Filiberto Zaratti di Sinistra Italiana Verdi per parlare del DDL sicurezza, perché stamattina siete ritornati ad esaminare e votare gli emendamenti. Non siete ancora arrivati al punto che riguarda la cannabis. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto la parte finale dell'articolo 12, quello che riguarda le donne detenute e i diritti delle donne detenute. La maggioranza ha continuato con la sua ingiusta posizione di penalizzazione delle donne incinte e dei bambini che sono costretti in questo modo a rimanere nelle carceri, una norma assolutamente inumana, sbagliata, che non serve a nulla, anche perché i casi sono davvero pochissimi. Ancora una volta la demagogia della destra colpisce i diritti delle persone. E ritiene che sia una norma anti-Rom? Loro dicono che è una norma anti-Rom, non lo dicono nella legge, ma la dicono nei dibattiti, lo dicono Ma l'hanno detto anche oggi in ma commissione? oggi non l'hanno detto, ma l'hanno detto l'altra volta in commissione. Quindi, e credo che questo sia un aggravante sulla posizione appunto della maggioranza, perché non si può fare una norma etnica contro un gruppo etnico. La nostra Costituzione da questo punto di vista è chiara, le norme riguardano erga omnes tutte le cittadine e i cittadini italiani, a prescindere dalla razza, dalla religione e dall'etnia di cui sono componenti. Quindi se fosse vero, anzi, visto che la destra lo ha più volte enunciato, effettivamente questa norma è una norma assolutamente incostituzionale. Dopodiché c'è stata una lunga discussione su l'emendamento presentato dall'onorevole Iezzi, riformulato dal governo, che riguarda appunto i reati commessi, diciamo, per le aggravanti relative ai reati commessi con alcune fattispecie, al quale si aggiunge appunto come elemento per l'aggravante un principio assolutamente innovativo nella storia del diritto italiano, forse mondiale, che l'aggravante non è dato più dalle circostanze in cui appunto si è realizzato il reato, ma dal luogo dove questo effettivamente è stato realizzato. Si aggiunge come aggravante il fatto che se un determinato reato è commesso in una stazione ferroviaria o metropolitana, appunto questo comporta un aggravante. Ma evidentemente, cioè, è fuori da qualunque tipo di logica, Cioè, un reato è un reato. un O lo reato. fai in campagna o lo fai in montagna. Non si capisce perché il reato fatto alla stazione degli autobus è meno importante e meno grave del reato fatto alla stazione ferroviaria, tanto per fare un esempio. E comunque è la prima volta che viene inserito, e questa maggioranza veramente ci sta stupendo per l'ignavia di non affrontare tanti problemi e per l'arroganza con la quale, anche l'incapacità con la quale cambia delle leggi fondamentali, come per esempio il codice penale. Ma è mai possibile dire che a seconda di dove si realizza questo reato, dal punto di vista geografico e della situazione fisica, no? Ci sono aggravanti o non ci sono Certo. aggravanti? È un'assurdità che semplicemente una maggioranza tanto debosciata come questa poteva mettere in campo. Vi vedete stasera per fare quello sulla cannabis? No, domani, perché tra l'altro abbiamo lavorato in condizioni abbastanza disagiate, perché mancano le aule, vabbè, comunque Quindi questo. non avevate l'aula, No, no, sì. no, è dovuto al fatto che siamo legati ovviamente ai lavori dell'aula principale, cioè dell'Assemblea della Camera, quindi Ah, certo. ovviamente non ci Si è votato sono. oggi pomeriggio, quindi. Sì, quindi votiamo oggi pomeriggio, quindi oggi non ci sono gli spazi, riprenderemo il DDL sicurezza domani, quindi questo Certo. è il programma. Grazie a Filiberto Zaratti di Sinistra Italiana Verdi.